Roberto qua giù che scartavetra e fa, perché tutti i buchi bisogna comunque poi livellarli con il muro. Io sono uscita un attimo con Merlino e adesso vado dentro anch'io. Andiamo dentro a dare una mano a papà. Dai, corri un po' tu. Buongiorno, buon venerdì 17, questa volta lo so, non perché è venerdì 17, ma perché ho appena guardato che numero era. E nulla, oggi dobbiamo finire di pitturare, perché non abbiamo fatto il vano scala ieri, abbiamo fatto solo giù, perché era abbastanza impegnativo. Io ho passato due o tre volte, praticamente ve lo spiego qui invece che spiegarvelo direttamente giù perché faccio prima. Praticamente quando noi abbiamo comprato la casa giù, loro la taverna la usavano come l'abbiamo usata noi fino adesso, cioè come magazzino. Quindi tante cose non le abbiamo viste. Quando poi hanno svuotato tutto quanto, c'erano delle cose che si notavano comunque poco, perché sai, lo sporco, eh. E ieri invece che ci siamo messi, che Roberto si è messo soprattutto, ci siamo resi conto che ci sono dei crepi perché probabilmente hanno spostato dei tubi di cerobi, dei tubi importanti, delle tubazioni della casa, insomma, per portarle in avanti. E quindi lì è dove è stato ricostruito il muro praticamente. Comunque lui ha stuccato tutto, ha levigato tutto, però ovviamente si vede la crepa. Quindi lì dove c'erano le crepette, io avevo passato il bianco già una o due volte in modo da far diventare bianca la crepa, perché lo stucco è più scuro. Quindi abbiamo ripassato lì, lui ha chiuso poi altri buchi, quindi abbiamo dato una mano, ma dobbiamo darne un'altra e dobbiamo rifare il vano scala, cioè dobbiamo dare il bianco anche sul vano scala, quindi ecco. Io mi sono messa la maglietta di ieri perché giustamente, ragazzi, cioè, io non mi preparo e non mi metto le magliette quelle belle che uso per uscire per pitturare, perché se le rovino poi sono cazzi miei, giustamente, no? E per chi dice io chiamo i pittori per fare queste cose, io li ho chiamati e non sono stata assolutamente soddisfatta. Con questo non vuol dire, non voglio dire non chiamati i pittori, non sono capaci, noi siamo meglio, assolutamente no. Però sapete, finché facciamo lo sbaglio noi a costo pittura, quindi 50 euro che costa un barattolone di pittura, ce ne sono anche che costano meno, ma noi cerchiamo di spenderci un po' di più, ovviamente. Però appunto finché sbagliamo noi a costo 50 euro tutto si risolve, magari con una seconda mano, con una cosa, ecco. Ma quando sbaglia un pittore che è venuto qua e ci ha lasciato dei buchi non pitturati, delle strisce non pitturate, e l'ho pagato 1000 euro mi pare per farci il salotto, la cucina, il vano scale e una cameretta, che non era tanto. Cioè, effettivamente non era tanto, me ne sono resa conto anch'io rispetto a quello che pagavano i miei quando chiamavano anche solo per un paio di camere della casa. Però, insomma, mi sono fidata, tutti parlavano bene, uno che in paese si conosce, quindi. E invece a noi non ha fatto grandi cose. Ce lo siamo fatti andare bene perché ormai avevamo pagato e tutto, vabbè, amen. E soprattutto di alcuni difetti ce ne siamo accorti
parecchio dopo, perché nel frattempo io lavoravo, lui lavorava, siamo entrati, metti i mobili, fai questo, fai quello. Non ci siamo accorti dello schifo. Effettivamente poi ci siamo accorti quando abbiamo dato, non so se vi ricordate, i primi vlog di questa quarantena, quando abbiamo dato il bianco di là, che vi abbiamo detto che il bianco era macchie. E non era colpa della stanza, perché la stanza era da imbiancare, da rinfrescare, ma era macchie, ok? Quindi era proprio anche la pittura che era un po', ecco, alla shui shui, diciamo. E quindi niente, insomma, ecco, fondamentalmente va bene, a noi per il momento va bene così, finché riusciamo a fare le cose e ci piacciono va bene così. Certo, magari, vedete, anche noi in camera abbiamo tutta questa parete, e anche quella, ok, tutta così spugnata dorata, il bordo, questo qui è perfetto, cioè bisogna dirlo, il bordo che abbiamo fatto noi sul verde non è così perfetto, e perché il muro è molto ruvido qua, infatti secondo me hanno prima levigato, ma va bene così, cioè a me va bene così, anche perché i bordi, veramente quelli un po' più sono in alto, quindi chi li vede, per piacere. E quindi nulla, e comunque a noi per il momento va bene così, quindi niente, era anche per sottolineare un po' questo. Io adesso vado giù, faccio colazione e poi cominciamo. Ieri sera Roberto voleva fare l'impasto e quindi abbiamo fatto l'impasto per la pizza, e questa mattina l'abbiamo, cioè adesso è mezzogiorno e 20, l'abbiamo stesa e messa a cucinare. Anche questa volta i bordi sono venuti belli alti, questa volta era molto più appiccicosa perché ha riposato tanto, cioè ha riposato, abbiamo fatto ieri sera alle 8 più o meno, 7 e mezza, 8. E appunto la stiamo mangiando adesso che è mezzogiorno e mezzo, quindi ha riposato veramente tanto, infatti è venuta un po' più bagnata, abbiamo aggiunto un po' di farina per stenderla, però è molto molto bella anche questa volta, quindi sono super super soddisfatta, vi dirò anche se è buona. Questa volta secondo me è anche meglio, è molto più spugnosa. Buon appetito! Che belle! E sono buonissime comunque, c'è il cornicione, è qualcosa di spettacolare, lo giuro. Sono troppo felice comunque, prima di cominciare a pitturare di là, sono troppo felice che stanno nascendo delle foglioline nuove, stanno cominciando a fare i fioretti di limonaro, troppo, troppo bello, sono super contenta, avevo paura che avendolo trapiantato, cioè il periodo era perfetto però la temperatura ancora non c'era, avevo paura di averlo ammazzato, invece guardate qua che bello, sono super contenta. Ci siamo sporcati tutti, tutto, tutto, vabbè, comunque oggi ho deciso di farmi la vasca e ho proprio voglia di buttarmi lì un pochino, quindi adesso aspetto che si riempia un pochino e dopo di lì mi ci infiondo e mi lavo, che direi che è arrivato il momento. Outfit quasi decente per casa, che poi sono quelli che userei per andare a fare ginnastica, ginnastica, palestra, sono vecchia. Stasera insalatina con la mozzarella e mais e pisalino. Lo ammetto, ho ancora un po' di fame, anche perché era mezza mozzarella a testa, dovevamo mangiarla perché scadeva a breve, quindi abbiamo fatto con quello che avevamo, però ho ancora un po' di fame. Robby ha voluto una scatoletta di tonno, io mi sto facendo l'uovo in camicia sperando che venga fuori. E niente, vediamo insieme se riuscirò a fare. E adesso facciamo la prova del nuovo. È proprio bruttino da vedere, però è riuscito. Guarda che bello. Buongiorno e buon sabato, come va? Robby è già andato giù, abbiamo appena finito di fare colazione e adesso andiamo
a lavorare perché ce n'è ancora. Io adesso mi metto su una felpina perché A, non fa tanto freddo, e B, non voglio sporcarmi di bianco questa maglietta. No, non voglio neanche di cambiarmi, sinceramente, nel senso di mettermi un'altra cosa per sporcarmela quando poi comunque questa... Insomma, ecco, cioè siamo in quarantena, dovremmo fare meno lavatrici possibili, stiamo facendo quasi di più con tutti i lavori che stiamo facendo. Quante volte ho detto facendo? Vabbè, ad ogni modo, niente, adesso vado giù ad aiutare Roby e... non basta, ho tanto sonno oggi e sono tutta mancata. Eccoci qua, lavoro finito. Beh, per di qua. Poi dobbiamo togliere tutto il nylon che c'è qua sotto e sistemare qua, togliere le erbacce e mettere anche il diserbante qua in mezzo in modo che non crescano più le erbacce. E Roberto, praticamente, siccome è un uomo fastidioso, più di me a quanto pare, vuole mettere le stesse mattonelle e fare un gradino praticamente, perché chi arriva non arriva alla ringhiera facilmente. Secondo me non si arriva facilmente neanche facendo il coso, però vabbè, lo stesso. E quindi abbiamo stoppato lì la aiuoletta e di qua faremo la stessa cosa, poi lì andrà una fontana più avanti, insomma, con calma. Intanto cominciamo. Eccoci qua, abbiamo sistemato anche la parte di qua e messo già il divisorio, insomma, non so come chiamarlo, girato per di qua. Poi quando riusciremo a fare tutti i lavori sicuramente sarà meglio, ma intanto almeno ci siamo avvantaggiati con qualcosa. Bel lavoraccio. Da poco il sushi vicino a casa nostra ha cominciato a fare da sport, quindi oggi io e Roberto abbiamo deciso di fare l'ordine. Abbiamo preso lui un riso alla cantonese, io gli spaghetti quelli con le verdure, e poi insieme abbiamo preso un roll di questi, io uno fritto e lui questo. Cos'ha? Il tonno? Non mi ricordo. Bomba, comunque qualcosa. Buon appetito! Buonasera. Allora, noi abbiamo finito di mangiare e niente. Sono stanchissima, oggi è stata una giornata parecchio pesante. So che voi nella parte del filmato mi vedete, del timelapse, insomma, mi vedete seduta, però in realtà stavo comunque lavorando e mi sono seduta direttamente per terra invece che stare inginocchiata per non morire, perché altrimenti a quest'ora non mi leggevo manco in piedi. E quindi niente, però... È stata bella tosta, perché picconare tutta quella terra, che non so se ve l'ho detto uno spezzone prima, ma è veramente dura, dura, cioè pareva cemento. Ho fatto braccio, infatti ormai il telefono non lo sento neanche più. Comunque nulla, mi sto ricordando di salutarvi, anche perché con oggi concludo il blog di questi giorni. Non sono stati vlog molto lunghi, perché alla fine non abbiamo fatto sempre chissà cosa, oppure appunto non ho ripreso, perché come vi dicevo, poi quando si tratta di fare sempre le stesse cose, secondo me è anche noioso riprendere in continuazione le stesse identiche cose.
quindi mi sono un po' limitata a quello. E nulla, domani vi porto con me, vado a prendere i fiori perché il vivaio di fronte casa ha riaperto i battenti e sono super contenta anche per loro, perché almeno chi può riaprire, insomma, è più che positivo, diciamoci la verità. Ovviamente mascherina, guanti e si va. E vado a prendere appunto le piantine da mettere lì, e altrimenti le ordinavo a casa, ma insomma, ecco. Siccome devo passare almeno un'altra settimana, voglio un po' inventarmi anche lì, perché poi i sassetti volevo fare tipo il giro a mo' di aiuoletta, non so spiegarmi, quelli che abbiamo tolto, perché abbiamo veramente sacchi e sacchi di sassi. Tra l'altro non so se ve l'avevo detto, ma li abbiamo tolti perché sono impossibili da tenere puliti, da tenere bene, perché quando piove Merlino ormai aveva scavato intorno, quindi quando pioveva gli andava sopra la terra, il bagnato, il fango, quindi fondamentalmente si sporcavano. E quando tagliamo la siepe, soprattutto i miei vicini, perché è tutta dalla parte loro in realtà, ma quando anche noi magari tagliamo un po' quei rametti che escono, vanno per terra e sono impossibili da recuperare, soprattutto le foglie. Invece quando ci sarà la terra tutta bella sistemata, sarà più facile tenere pulito, quindi insomma verrà una cosa un po' più ordinata. E poi non vedo l'ora di avere soldi e tempo di andare a vedere, di trovare gli stessi massetti per fare tutta la parte per terra, insomma, ecco, perché dobbiamo fare una fontanella, una cosa, insomma, dobbiamo un po' gestirci la situazione. E quindi non vedo l'ora, ma tanto mi porto con me mano a mano. Io sono sporca, onta e puzzo, ma ci sta. E basta, adesso vado a lavarmi, mi lavo anche i capelli, anche se li ho lavati anche l'altro giorno. È inutile quando fai queste cose, ti sporchi, ti impolveri, quindi vabbè. Ma li rilavo, ci mancherebbe altro. Oh, ci ha raggiunto Merlino. E nulla, io penso di avervi fatto altro che un saluto. Spero come al solito di avervi fatto compagnia, di avervi dato qualche idea. E io sono contentissima di aver mangiato il sushi. Prossimamente voglio provare a farlo, vediamo. E nulla, vi mando un bacio.